Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Col professor Vincenzo Robles vediamo di illustrare un po' quello che è l'essenza del nuovo libro, che si intitola Bitonto e la guerra, la prima, la grande guerra, voci, volti e silenzi. E io credo che questo sia questo trinomio sia fondamentale come nesso con Bitonto e la guerra. Sì, effettivamente il titolo è stato raggiunto dopo una ricerca abbastanza approfondita, dove venivano fuori delle realtà umane dei bitontini, realtà vissute durante un periodo che contemporaneamente vedeva da una parte una nuova amministrazione di sinistra e dall'altra parte invece una dichiarazione di guerra. Quindi una città completamente sconvolta da questi due avvenimenti del tutto nuovi. Cioè si passa da una vittoria della destra del 1913 ad una vittoria della sinistra del 1914. Una sinistra che prende il potere a Bitonto e contemporaneamente si trova ad affrontare questo grosso problema della guerra e della chiamata alle armi di giovani, giovanissimi e anche anziani. Quindi da una parte una città che vedeva che cominciava ad essere spopolata dalle braccia e quindi dalla possibilità di un lavoro. Di qui il periodo che ho racchiuso nel titolo Volti, voci e silenzi. Questa rivoluzione generazionale, se così possiamo dire, oltre a quella politica, quella sociale, quella culturale, finisce per segnare profondamente quello che lei ha definito il mondo dietro il fronte, cioè il fronte interno. È questo che lei è andato a scovare, a scandagliare, a svelare. C'è un paragrafo di questo libro che ho intitolato Eroi ed eroine. Perché il grosso problema era questo: noi di solito quando parliamo di guerra parliamo degli eroi, di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la loro patria, però spesso dimentichiamo coloro che hanno sopportato veramente da eroi e da eroine la vita difficile in quegli anni. Immaginiamo le famiglie sfornite di uomini, famiglie affidate soltanto alle donne, alla faticosa vita delle donne che contemporaneamente avrebbero dovuto affrontare non solo i lavori di casa, ma anche i lavori spesso che erano stati lasciati dai propri mariti. Ogni libro di storia che si rispetti contiene dentro di sé un insegnamento. Cosa possiamo dedurre noi dal suo nuovo libro? Ma io penso che il messaggio che dovrebbe, o che mi auguro venga da questo volume, è che in quel periodo Bitonto fu veramente amata, e amata nel silenzio e nel lavoro. Amare la città significa tener conto delle necessità del momento. Dopo la guerra Bitonto continuò il suo cammino nella storia ed è un cammino che noi ancora oggi percorriamo e al quale siamo chiamati a dare il nostro contributo, ma senza proclami, senza slogan, ma veramente amando la nostra città, al di là di quelli che sono o possono essere i singoli interessi personali. Antonio, anche tu con la tua casa editrice da decenni stai cercando di porre i mattoni per mantenere ancora in piedi la casa della memoria collettiva della città. Bene, il mio ruolo è proprio quello, il mio sforzo soprattutto è quello di mantenere la memoria bitontina. Vari autori bitontini mi sono messo sempre a disposizione, abbiamo pubblicato una trentina di libri oramai. Con Enzo Robles un po' abbiamo chiuso il cerchio di autori consolidati bitontini. Su questo libro poi ci ho tenuto tantissimo e ho fatto personalmente la copertina, dove ho voluto illuminare Bitonto del Novecento. La copertina è tutta nera,
però se si vede in maniera attenta, Bitonto è illuminata. Ho voluto far, attraverso questo segnale, far vedere ai bitontini come Bitonto è sempre rinata dalle varie, dai vari brutti eventi. Il mio contributo è quello di far rivivere sempre la città, nel mio piccolo naturalmente. Visto il grande portato pedagogico di questo libro, non sarebbe bello anche farlo adottare dalle scuole, bitontini magari? Abbiamo pensato di inserire alla conclusione del libro anche un apparato didattico, in maniera che lo studente potesse un po' usufruirne. Però io voglio prima capire un po' la curiosità, perché come hanno detto i relatori l'appiattimento culturale in questi anni è abbastanza profondo. Voglio prima vedere un po' se c'è interesse, soprattutto nelle scuole, fare un apparato didattico anche come quest'oggi, per esempio, ho voluto inserire in maniera gratuita delle cartoline d'epoca, perché mi piace approfondire i temi, le epoche e le testimonianze delle epoche. Mi piacerebbe tanto inserire un apparato didattico, però gradirei avere delle sollecitazioni. Progetti futuri della casa editrice? In futuro ci rimaniamo sempre nei primi anni del Novecento, perché sto seguendo un lavoro di Gaetano Vacca che è stato menzionato dal professor Pice. E poi vediamo, c'è sempre nel cassetto il sogno di parlare dei primi anni 2000, ma è un sogno molto molto rischioso che non mi sento ancora di correre. Radio 00, Radio 00. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.